Bene amici di HD Blog, non so se tutti voi lo sapete, ma il mio lavoro principale è quello di fare l'architetto, poi sono appassionato di tecnologia e mi vedete nei video quasi quotidianamente, quindi ho accettato molto volentieri l'invito di Biticino che ci voleva mostrare la propria domotica declinata anche all'ambito mobile, giusto? Certo, assolutamente. Io sono Sergio Puricelli, sono responsabile della domotica My Home in Biticino. E sicuramente la domotica è utile per l'abitazione, è utile per inserire della tecnologia utile nell'abitazione. Infatti la prima domanda era perché la domotica? Perché la domotica, esatto, perché la domotica? Perché la tecnologia è entrata, diciamo, nell'uso sempre più quotidiano e quindi anche nell'abitazione c'è terreno fertile per utilizzare della tecnologia veramente utile per risparmiare risorse energetiche, per vivere in modo più sicuro, per risparmiare risorse energetiche e anche per controllare e gestire la casa a distanza qualora questo sia necessario. Quindi anche da applicazioni per dispositivi mobili, sì, giusto? Certo, tramite uno smartphone, un iPad, un iPhone, eccetera, ci sono delle app che consentono di controllare e gestire la casa innanzitutto, diciamo, dall'interno dell'abitazione, quindi il mio iPad, il mio iPhone, il mio tablet mi diventa il telecomando per controllare e gestire la casa mentre sono seduto comodamente, ad esempio qui in questo salotto, piuttosto che per vedere magari la telecamera della stanza dei bambini, per vedere se stanno giocando, se stanno tranquilli. Posso gestire questo anche da remoto, quindi da fuori casa, quindi collegato a una rete wifi fuori oppure una rete 3G? Ma certo, il controllo e la gestione della casa a distanza è una caratteristica del sistema My Home ormai da quasi 10 anni, per cui siamo stati tra i primi a introdurre proprio il concetto di controllo e gestione della casa a distanza tramite la domotica di Biticino. Noi utilizziamo questo controllo e gestione della casa a distanza attraverso un nostro servizio che si chiama My Home Web e quindi il cliente che ha una casa domotica fa un contratto sostanzialmente con Biticino. Biticino fornisce login e password al cliente e lo iscrive al proprio portale per controllare e gestire la casa a distanza. Sicurezza di questo, sistema? La sicurezza è assolutamente elevata perché siamo a livelli proprio di home banking e abbiamo tutte le certificazioni paragonabili all'home banking, per cui anche se ci sono traffico di dati dai nostri server alla casa del cliente è tutto criptato nei due sensi, è tutto assolutamente protetto da password che devono essere rinnovate ogni 3 mesi, per cui è tutto veramente a livello di sicurezza massimo. E proprio per questa ragione, appunto, è un'offerta sostanzialmente di servizi, ecco che... Certo, questo tramite interfaccia web, corretto? Tramite interfaccia web. Se io volessi utilizzare le applicazioni che girano, la vostra mi ha spiegato prima che funziona solamente su iOS, mentre ci sono tante applicazioni di sviluppatori privati, perché il linguaggio è open, che girano anche su altri sistemi operativi, Android, Windows Phone 8. Dicevo, con queste applicazioni, quindi non passando dal web, posso accedere direttamente a casa? Quindi in una maniera più smart, più semplice, più veloce o no? No, diciamo, queste applicazioni sono fatte per controllare e gestire la casa localmente, dentro la casa, utilizzando la rete wifi della casa. Viceversa, se io voglio controllare e gestire la casa a distanza devo utilizzare questa offerta di... Quindi passare per forza per il web di sicurezza. Come diceva prima, il discorso della casa è un discorso molto delicato, c'è un discorso di privacy, c'è un discorso di sicurezza, cioè per cui deve essere tutto protetto nel migliore dei modi, per cui noi preferiamo consigliare ai clienti di utilizzare una nostra soluzione che assolutamente ha le sicurezze più elevate. Immaginate, non so, un'abitazione dove, non so, io posso anche inserire e disinserire l'antifurto, assolutamente. Se non consento di farlo nel modo più sicuro, rischio di aprire le porte a malintenzionati. Chiarissimo. Una domanda che ne racchiude due. Quanto questo sistema domotico incide in percentuale su un impianto tradizionale, ovviamente senza parlare di touchscreen, di cose particolari, proprio domotica soft, e quanto ci consente di risparmiare e anche come ci consente di risparmiare energia? Certo, chiaramente l'impianto di domotica, quindi intanto con l'impianto di domotica significa integrare i sistemi che normalmente sono inseriti in una... Poi lo andiamo a vedere dal vivo perché abbiamo qua un esempio. Generalmente un impianto domotico è formato da applicazioni che riguardano il comfort, tipo l'automazione di luci, di tapparelle, di serrande, di altri automatismi.
è composta di soluzioni che consentono di risparmiare risorse energetiche come la termoregolazione a zone per riscaldare e raffrescare solo certe zone della casa in certi orari. Riveste il problema, il discorso della sicurezza, quindi un sistema antifurto, riveste tutto questo sistemi che, se sono integrati tra loro, mi fanno ottenere la domotica. Un esempio di domotica molto semplice ma molto chiaro è quella degli scenari di ingresso e uscita nella casa. Se entro, mi casa accende domotica, le luci, mi apre le tapparelle, disinserisco l'antifurto e accendo delle tapparelle, accendo delle luci di cortesia, magari certo. Faccio partire un sottofondo sonoro, e quando esco dall'abitazione, con un solo gesto, che è quello di inserire l'antifurto, posso spegnere tutte le luci, spegnere tutte le tapparelle, inserire appunto l'antifurto e magari regolare la temperatura a una temperatura, magari adesso siamo in inverno, perché una temperatura è più bassa di quella che magari può essere confortevole quando le persone ci vivono. Diciamo un 30% in più rispetto a un impianto standard. Dipende dalle funzioni che io certo, inserisco. Ovvio. Più le funzioni inserisco, più il costo dell'impianto aumenta. Noi abbiamo fatto delle simulazioni a parità di funzioni tra un impianto con infrastruttura tradizionale, quindi soluzioni che non dialogano tra loro, e impianto domotico, quindi con l'infrastruttura che consente a queste soluzioni, a queste impiantistiche di dialogare, sì, l'ordine di grandezza è un po' quello, 25-30%. Sì, anche perché ai miei clienti, come architetto, dico sempre: voi avete uno smartphone, torneresti indietro a un feature phone, quindi a un vecchio telefono? Tutti mi rispondono no. Io da cliente loro, perché in realtà nel mio studio, in casa mia, ho proprio la domotica My Home di Ticino, non mi hanno pagato, giuro, non tornerei mai indietro a un impianto tradizionale, perché la comodità di entrare in casa, schiacciare un pulsante e generare uno scenario. Ma allora andiamo a vedere cosa possiamo fare con questa domotica, andiamo lì che avete tante belle cosine. Diciamo, il dispositivo forse più interessante, più completo, che rappresenta il discorso della possibilità di controllare e gestire in modo evoluto un'abitazione, può essere dato da questo dispositivo che si chiama My Home Screen 10. Che è un vero e proprio PC, giusto, con un sistema operativo Linux embeddato da voi, con la possibilità di gestire sia profili, utente, non so, la mamma entra, schiaccia e... più frequentemente. Può essere, non so, lo scenario giorno, lo scenario notte, la camera, la telecamera del bambino, eccetera, oppure magari la radio, sulla sua radio preferita, in questo caso è impostata una radio, oppure le previsioni del tempo di una città. Parlavamo di scenari, c'è un esempio qua di scenario? Assolutamente sì. Se io vediamo qua abbiamo degli scenari che io appunto posso fare comparire già nell'home page, quindi senza dover stare a navigare in altre pagine. Ad esempio, qui abbiamo uno scenario, può essere, come vedete, siamo in questo soggiorno di questo showroom, qui ci sono delle luci accese, sono aperte anche le tapparelle, eccetera. Immaginiamo di dover andare a letto e quindi di azionare uno scenario notte. Adesso premo questo tasto, attivo lo scenario notte, vedete, si spengono tutte le luci, si abbassano tutte le tapparelle, quindi ho creato l'atmosfera ideale per andare appunto a riposare con un solo pulsante. Con un solo pulsante. Tutte le funzionalità, quindi videocitofonia, gestione dei carichi. Ecco, ci può far vedere la gestione dei carichi, che era molto interessante per capire anche come poter risparmiare. Vedete, tra le varie icone che sono navigabili c'è anche quella appunto delle varie funzioni associate a questa abitazione, e anche quella della gestione energia. Innanzitutto io posso controllare e gestire l'energia, sia quella consumata dalle varie linee di corrente, quindi gestione dell'energia, posso controllare l'energia consumata in termini di elettricità, acqua e gas attraverso degli appositi sensori, conti impulsi, eccetera. Qui vediamo ad esempio quello dell'abitazione, vediamo un attimo il consumo istantaneo, ad esempio, delle due linee in cui è stato sezionato l'impianto, la linea luce e la linea cucina. In questo momento ci sta consumando 54. Interessante il consumo anche totale da inizio mese, istantaneo, e anche al mese. Si può visualizzare anche un grafico del consumo nel tempo? Assolutamente, io posso adesso andare a vedere il grafico. Quindi giorno per giorno vedo quanto. Questo è del mese, oppure quello proprio del giorno. Oggi c'è stato questo profilo di temperatura.
Mi parlava di energia in ingresso nel caso di pannelli solari, corretto. Qua posso contabilizzare anche quanta energia io immetto in rete. In tempo reale l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici. Gestione sonora? Sì, la diffusione sonora è un'altra delle funzioni che noi possiamo gestire. E quindi anche qui basta navigare nelle varie funzioni. Io per esempio vado a selezionare la funzione della diffusione sonora. E posso inserire anche delle immagini degli ambienti. Multizona, multisorgente, quindi zona A posso abbinarla a sorgente A, sorgente sì, B, zona B? Sì, liberamente in qualsiasi zona se scegliere che tipo di fonte sonora ascoltare in modo differenziato da locale a locale. Altra cosa, secondo me, molto comoda è la gestione della temperatura, quindi della climatizzazione a zone, perché con questo sistema, almeno in casa mia, ho varie zone, camera da letto matrimoniale, camera da letto bambini, studio, che sono gestite secondo orari e temperature diverse. Questo secondo me genera un gran risparmio. Sì, assolutamente, perché ci sono certi locali come magari la camera da letto che di giorno non sono utilizzati. Non sono utilizzate, per cui è inutile anche riscaldarle. Per cui anzi poi in un'abitazione magari un po' strutturata a piani o a più zone, tipo non so, una villetta che ha due o tre piani, eccetera, posso gestire in modo assolutamente fine e dettagliato i profili di temperatura e riscaldare solo gli ambienti che sono necessari in varie ore del giorno, senza utilizzare tanti cronotermostati, ma avendo una sola centrale che può gestire fino a 99 profili di temperatura differenti. Quindi sarebbe come avere fino a 99 cronotermostati nella casa. Chiaramente ciascuna di questa zona deve avere un proprio impianto con le elettrovalvole. Vedo una telecamera, quindi integrazione possibile anche con la parte videosorveglianza e ultima integrazione anche a antifurto? Sì, assolutamente, le telecamere sono assolutamente delle telecamere che sono visualizzabili, ad esempio qui in questo pannello che mi visualizza la situazione di soggiorno, io posso richiamare l'immagine della telecamera che adesso ci sta riprendendo, adesso c'è un po' buio perché abbiamo richiamato certo. Lo scenario notte, per cui ci vediamo un po' in penombra, però questa è una delle telecamere che io posso... Viene gestita anche la citofonia con questo, certo, questo touch. È importante perché gestisce anche la videocitofonia. E il discorso antifurto? Il discorso è integrato. Lo gestisce anche lui, quindi non so, io posso vedere in ciascuna zona della casa, io posso andare a vedere lo stato dell'antifurto, attivato, disattivato. Registro anche degli eventi di allarme che si sono riscontrati dall'ultimo inserimento dell'antifurto, azionare eventualmente degli scenari associati a degli eventi antifurto, ecco questo discorso proprio dell'integrazione tra, certo, automazione e antifurto. Per esempio posso avere un evento antifurto e non solo far suonare delle sirene, inviare messaggi, telefonate, eccetera, ma posso anche ad esempio accendere tutte le luci della casa, un evento che magari un ladro non si aspetta. Per cui proprio questa integrazione, certo, consente proprio anche questo tipo di attivazioni che non sono comuni in un impianto di antifurto tradizionale. Benissimo, grazie mille. Prego, grazie a voi dell'attenzione.